Parco del Castello, per i lettori di AZ Informa, siamo in compagnia di Chiara Masciovecchio, responsabile di un'associazione importante all'Aquila, poi diremo quale, che si occupa appunto di iniziative culturali. In programma per il 19 di agosto, dopodomani, la serata di dopodomani, Shakespeare, i sogni di una città. Chiara, di che cosa tratta questa suggestiva iniziativa? Come si articolerà la serata? È un evento che si svolgerà proprio, sarà un vero e proprio viaggio, tant'è vero che il sottotitolo dell'evento sarà Viaggio nel parco in quattro stagioni. Le quattro stagioni un po' come metafora di vita, come metafora di cambiamento di una città, di un territorio, tant'è vero che l'Aquila sarà protagonista dell'evento stesso. Ci sarà a fare da unione a tutto quanto l'evento la musica dal vivo, danza, moda e ovviamente non può mancare la magia dei sonetti di Shakespeare, quindi della poesia. Sarà un viaggio proprio dislocato nel Parco del Castello, in questa splendida cornice, saranno 5 tappe, quindi diciamo che il pubblico avrà modo di spostarsi, ma sarà ovviamente accompagnato e guidato da luci, musica e un po' tutta una sorpresa. Ricordiamo, Chiara, che questa iniziativa è inserita all'interno di questo mini cartellone denominato Aspettando la Portonanza, che precede appunto la settimana consueta degli appuntamenti che sono adattati a tutta la città dell'Aquila. È vero, ci tenevo anche a dire soprattutto che il vice sindaco della città dell'Aquila, Raffaele Daniele, ci ha tenuto particolarmente a dare vita a questo spazio urbano già ripristinato, ma magari carente un po' in attività culturali, quindi ringrazio lui per l'opportunità che mi ha dato per la realizzazione di questo splendido evento. Un'ultimissima cosa, ricordiamo ai lettori, a chi potesse essere interessato, dove reperire le informazioni? Sul sito della Perdonanza Celestiniana, in Aspettando la Perdonanza. Diciamo che so che i biglietti sono sold out per tutti e quattro gli orari, perché ho quattro orari a disposizione, 20:15, 21:15, 22:15, 23:15, ma potete contattarmi anche sui miei canali social e vediamo se riusciamo a trovare qualche posto che magari potrebbe liberarsi nel frattempo.